gruppo di Centaldo è stato il primo in provincia. Il buon Alessandro Torero è stato il primo pioniere. È stato il primo pioniere a buttarsi, a fondare un gruppo che ha dato l'inizio a un effetto domino, dal quale poi sono nati gli 11 gruppi che adesso abbiamo in provincia, che non sono per nulla pochi. Centaldo, sono coordinatore da ottobre, grazie a Alberto Brignone che mi ha un po' spinto a prendere questo incarico. Sono coordinatore e con me 7-8 giovani che sempre sono pronti ad aiutarmi di domenica con i gazebo, con i volantinaggi, con le iniziative che rappresentano le idee politiche della Lega Nord. Ci siamo impegnati per la raccolta firme in difesa del crocifisso, simbolo delle nostre tradizioni, delle nostre culture. Ne abbiamo raccolte anche tante, abbiamo superato le 500 firme, solo a Centaldo e dintorni. Dopo questa battaglia, combattuta a Centaldo, frazioni e dintorni, ci prepariamo per un'altra, quella per sostenere il nostro candidato Roberto Cotta alle regionali, perché crediamo che lui sia l'unico che possa davvero dare una svolta alla cattiva amministrazione di questa regione e portarci veramente verso la libertà della Padania e del Piemonte. Bravo! Detto questo, voglio affrontare l'ordine del giorno che abbiamo preparato a Centaldo, che mi ha aiutato a preparare il consigliere della Lega Nord e segretario della sezione della Lega Nord, Alessandro Dione, che ringrazio molto. Abbiamo preparato un ordine del giorno riguardante la futura circonvallazione est di Centaldo. Un argomento che preme perché è ormai dal 96 che è nell'agenda dell'amministrazione comunale, ma nonostante tutti questi anni che si continua a parlare di questa circonvallazione non si porta avanti un bel nulla. Un po' per colpa della regione che continua a darci buca, un po' per altre storie. Questa faccenda è dal 96 che si porta avanti, nel 2005 sono stati stanziati dei fondi per questa circonvallazione che poi sono andati a finanziare altre opere e la circonvallazione ancora da fare. Quindi, visto la pericolosità della strada regionale 20 e i notevoli disagi della viabilità, principalmente sull'incrocio semaforico che riguarda il tronco Centaldo, Villata, Caraglio e la stessa strada regionale, visto il consistente numero di autocarri e mezzi pesanti che transitano sul tratto di via Busca e i frequenti incidenti che si sono verificati negli ultimi anni, visto le relative problematiche riguardanti sia l'inquinamento acustico che quello ambientale relativo alla percentuale di polveri sottili nell'aria e vista la necessità di far fronte ai problemi legati al torrente Grana e particolar riferimento all'esondazione del 2008, considerati gli impegni presi dal Comune e dalla Provincia nel realizzare una circonvallazione che preveda di dirottare il traffico veicolare mediante un ponte sul torrente Grana Mellea, fuori dal centro abitato. Considerato che la provincia già nel 2005, in accordo con il Comune, aveva predisposto la progettazione definitiva del primo lotto della circonvallazione di Centaldo, da realizzare con fondi della legge finanziaria del 2005, successivamente dirottati per altre opere in ambito comunale. Considerato che gli interventi strutturali sulla strada regionale 20 e quindi anche la variante dell'abitato di Centaldo sono di competenza della Regione Piemonte e possono essere attuati principalmente attraverso piani di investimento da definire mediante concertazione tra la Regione stessa e la provincia di Cuneo e considerata la possibilità di mettere in sicurezza il torrente Grana mediante il rifacimento degli argini coinvolti nella costruzione del ponte, impegniamo la presente Assemblea ad esprimere una presa di posizione al problema e invita le autorità presenti a porsi carico, nei limiti delle loro competenze, la realizzazione dell'opera. Detto questo, ringrazio molto Brignone ancora una volta e auguro buon lavoro a tutte le cariche in provincia e non. Padania libera.